città di Santa Maria Capua ha avuto in questo anno una grande evoluzione, per cui noi riteniamo che non solo lavori di riqualificazione, di arredo, vanno proiettate verso un paese che si vuole presentare un paese modello, ma anche questa importante settimana che sta per aprire, che stasera presenteremo, è qualcosa di più rispetto a quelle che sono le infrastrutture, la riqualificazione delle infrastrutture primarie. Per cui abbiamo voluto, insieme all'assessore alla cultura, l'ottimo avvocato Michele Nuzzo, organizzare una settimana dedicata completamente alla cultura e non solo, per fare in modo che potessimo proiettare Santa Maria Vico anche in questo aspetto non secondario quando riguarda il nostro programma. L'intera città, il programma prevede la partenza dal 10 settembre al 18 e sono impegnate in modo particolare le due piazze principali, Piazza Roma e Piazza Aragona, con il complesso degli Aragonesi, quindi con la collaborazione anche degli Oblati. In queste manifestazioni, che sono di diverse tipicità, spicca anche quello che è, basta vedere già il primo giorno, noi vogliamo fare il premio della Via Appia. Quindi andremo a nominare un'apposita commissione e saranno valutate tutte le facciate di Via Appia e sarà premiata la facciata più bella. Questo perché? Perché adesso ci dobbiamo dedicare al decoro urbano, per cui già in Piazza Aragona abbiamo emesso dei provvedimenti e quindi nei prossimi giorni, in questo mese di settembre, saranno riqualificate e riabbellite 3 o 4 facciate di privati. Ma questo modello lo vogliamo importare lungo tutto Via Appia e fare in modo che anche i privati facciano la loro parte per quanto riguarda l'abbellimento del paese. Noi abbiamo riqualificato completamente quella che è la Via Appia da Piazza Ragona a Piazza Umberto I. Adesso chiederemo la collaborazione ai cittadini che abitano lungo questa arteria importante, anche loro, di rifare quelle che sono le facciate antiche, per riportare al massimo splendore il percorso di Via Appia. Al termine dei lavori abbiamo voluto anche fare questo libricino che il giorno dell'apertura della scuola andremo anche a distribuire a tutti gli alunni della scuola media, andando a verificare anche la partenza da come è nata Via Appia fin all'ultimo lavoro che abbiamo realizzato ed è terminato proprio pochi mesi fa. Per cui vogliamo lasciare che i nostri alunni della scuola media possono andare anche a capire e a comprendere com'è nata la Via Appia, che parte ovviamente da Brindisi, arriva fino a Roma, quindi rientra anche un altro progetto importante che stiamo mettendo in piedi, è quello del percorso della Via Francigena. Come voi sapete, noi ci siamo impuntati, abbiamo aderito al progetto della Via Francigena e vogliamo realizzare una tappa permanente presso Santa Maria Vico e presso il complesso aragonese. Dei pellegrini che, come dicevo prima, da Roma e oltre arrivano attraverso tutto il percorso della vecchia Via Appia, quindi la Via Francigena, fino a Santa Maria Vico e poi da Santa Maria Vico arrivano fino a Brindisi. Per cui noi vorremmo creare una tappa permanente qui a Santa Maria Vico. L'attività dell'intera amministrazione è intensa, devo dire. Adesso il 18 concluderemo questa prima esperienza che è la settimana della cultura. Lo stesso giorno partiranno 52 anziani per le terme a Ischia, quindi faremo 8 giorni con gli anziani ad Ischia e entro fine mese andremo a chiudere l'iter procedurale per l'approvazione definitiva del PUC, per cui riteniamo che già da questo mese di settembre metteremo un'altra pietra miliare, che è quella dell'approvazione definitiva del PUC, il quale comprende anche la zona PIP, la zona industriale, dove noi puntiamo moltissimo per creare qualche condizione occupazionale per i nostri giovani, che, come sapete, il problema più importante che tocca il nostro paese, ma l'intera Italia, l'intera Valle di Suez, è la disoccupazione. Noi riteniamo che con questo accorgimento che abbiamo avuto attraverso il professore Pasquale Miano di Napoli, noi andremo ad accelerare quelle che sono le procedure per l'insediamento di piccoli artigiani o di industriali che vogliono venire a investire a Santa Maria Vico e quindi vogliono portare occupazione nel nostro paese.